colonna musicale del nostro incontro. Prego il maestro di venire, perché ci sono delle curiosità. Sì, perché il nome di questo coro subito fa pensare ad una biblioteca. E quindi la prima domanda che mi sono posta è: che legame c'è tra un cuore e una biblioteca? Come è nato questo coro? Ci può raccontare? E allora, il coro che io canto è nato per volontà di un gruppo di persone che vivono nel quartiere di Spinacento, dove c'è la biblioteca per Paolo Pasolini, che fa parte del circuito delle biblioteche di Roma. E la biblioteca è un punto importantissimo di cultura per il quartiere di Spinacento. Tutti i coristi, ma anche tantissime altre persone la frequentano non solo per usufruire come biblioteca per studiare, ma ci sta un gruppo di cineclub, ci stanno i lettori, fanno degli eventi che invitano scrittori. So che quest'anno sono stati anche lettori per il premio Strega, quindi molta vita culturale nella biblioteca di Spinacento. E hanno voluto creare questo coro, è una cosa del tutto eccezionale per il circuito delle biblioteche di Roma che ci sia un coro appartenente alla biblioteca. Noi facciamo le prove dentro la biblioteca e perciò il nome Bibliocanto vuole onorare questa situazione di cantare dentro la biblioteca per la biblioteca. Fantastico. E poi volevo chiedere qual è il vostro repertorio stasera, perché un canto profano, non lo so. Sì. Allora, il rettangolo che abbiamo fatto stasera, perché c'è una corista e io, diversi cori, non sono venuti coristi di tutti i cori, ma principalmente il coro Bibliocanto è una corista di un altro gruppo, e quindi abbiamo cantato un brano, un repertorio del Bibliocanto, un brano del repertorio dell'altro gruppo. Però il coro Bibliocanto è nato abbastanza recentemente, quindi ancora sta cercando la sua identità, stiamo un po' giocando con il repertorio, perciò ci sentirete cantare canti popolari o canti più, tra virgolette, classici del repertorio profano della letteratura corale internazionale. Va bene, grazie. Parole in musica, parole poesia, e quindi direi che questa sera continueremo con questa tradizione, ancora poi più tardi ascolteremo altri due brani del coro Bibliocanto. Prima di cominciare, ovviamente, si saluta, si dà il benvenuto agli ospiti, innanzitutto i membri della giuria, Elino Caputo, sì. Anna Maria Curci, non devo dimenticare, Vincenzo Luciani, Giuseppe Massara, Marcello Teodoni, poi Manuel Cohen, che non è qui con noi, e assente giustificato anche Cosma Siani, che saluta e augura pieno successo all'iniziativa e che comunque in qualche maniera misteriosa sarà presente qui con noi questa sera. Salutiamo i poeti vinci voi della 16ª edizione del premio Istitella Pietro Giannone 2019, qui presenti Andrei Antusniak, che molta energia hanno profuso in questa e in molte altre edizioni del premio.
Un caloroso ringraziamento alla Prolocuria di Schitella e alla sua presidente Maria Dionisio per la realizzazione del percorso poetico canone al centro storico. Un grazie anche a Pierino Comparelli che tanto si è adoperato in questi anni per la riuscita del premio. Inoltre ringraziamo Domenico Pio Bramante, Luca D'Apolito e un grazie particolare a Don Dino Iacovone che ci ospita e ci viene sempre incontro con grande disponibilità. Passiamo ovviamente alla fase più importante della nostra serata, che è la premiazione alla 16ª edizione del premio Schitella Pietro Giannone 2019. Innanzitutto ricordo ancora una volta che il vincitore Vincenzo Mastropiero non è qui con noi, quindi la premiazione è stata anticipata a ieri. Il poeta e musicista è stato premiato dall'assessore al turismo Annalita Russo. Si scusa con tutti noi di non poter essere presente ed un impegno già assunto di una rassegna musicale di cui è cofondatore della società Ruolo di Puglia. Mastropiero ha dedicato una poesia al nostro paese, al quale è molto legato perché nel 2007, proprio qui da noi, si classificò quarto ed esordì come poeta in dialetto. Allora la parola adesso per il saluto istituzionale al sindaco di Schitella Carlo Guerra e all'assessore della cultura Valeria Scivio. Io per pochissimi secondi, sia per lasciare spazio ovviamente alle poesie, ma anche perché in contemporanea c'è un altro evento che è un evento musicale, c'è un gemellaggio tra le due bande, tra la banda nostra e la banda che viene dalla provincia di Macerata. Magari, ecco, se dopo aver ascoltato i pezzi volete venire ad ascoltare un po' di musica, siete tutti invitati all'auditorium dell'Istituto Professionale, per chi non è della zona magari può sentire quelli pratici. Detto questo, io vorrei coinvolgere un applauso, l'ho già fatto in un'altra occasione quando ho ricevuto ufficialmente dalla Casa Comunale i poeti della Giulia. Volevo invitarvi a un applauso a alcuni, sono stati anche soci fondatori, comunque tutti e tre hanno lasciato una traccia indelebile in questa manifestazione che ha raggiunto appunto la 16ª edizione. E sto parlando praticamente di Achille Serrao, di Giuseppe Castorina e di Emanuela Cipri. Scusate se sono anche un tantino commosso perché tutte e tre posso anche non esagerando dire che per me erano quasi consanguini, insomma ero legato a vincoli di fratellanza soprattutto con Gaetano, con Manuela e poi anche dopo aver conosciuto Achille, con lo stesso Achille. E detto questo io ovviamente mi associo ai ringraziamenti per coloro che perpetrano questa grande manifestazione culturale e chiudo con le chiacchiere per lasciare lo spazio giusto ai versi. Grazie.